Banchieri, compari e fisco stasera, Sì, no? voglio dire una cosa prima sulla disoccupazione, perché è sfuggito, credo, non qui ma in generale, che il governo, quando ha aggiornato a fine settembre i conti pubblici, prendendo atto del peggioramento, ha anche dovuto dire nella nota di aggiornamento del DEF che la disoccupazione è molto più alta, è aumentata. E Monti e Grilli, che hanno presentato questo documento, scrivono in questo documento che uno dei motivi dell'aumento della disoccupazione è che è aumentata la gente che cerca lavoro, perché negli anni precedenti con la crisi non cercava lavoro, quindi una singolare spiegazione. Quindi se smettessero di cercare Una lavoro spiegazione sarebbe risolto. tecnica questa, è una spiegazione tecnica. Allora. Allora, secondo altri tecnici dell'Agenzia delle Entrate, 4,3 milioni di famiglie italiane spendono al di sopra del troppo rispetto al reddito dichiarato e quindi c'è il sospetto di evasione fiscale per una famiglia ogni 5. Poi 1 milione di famiglie che dichiara di non avere redditi però spende alla grande, questi sarebbero invece evasori totali, sempre per l'Agenzia delle Entrate, che ha messo a punto con 6 mesi di ritardo, arriva il nuovo redditometro, cioè un nuovo strumento alimentato con le banche dati del fisco per determinare il reddito presunto in base alle spese. Tra queste c'è anche la nuova anagrafe dei conti bancari. Se lo scarto tra il reddito presunto e quello dichiarato supera o è almeno del 20%, scatta l'accertamento, il controllo formale e sono guai. Il redditometro verrà utilizzato a partire da gennaio e intanto il fisco ha messo a disposizione anche il cosiddetto redditest, una specie di giochino, uno può giocare al test dell'evasore, fa l'autodiagnosi in base a quanto spende per capire cosa il Cerca di fisco. capire se sta nei limiti, nei Esatto, parametri oppure esatto. no, da solo. Abbiamo visto che dalla lotta all'evasione lo Stato ha recuperato nel 2011 12,7 miliardi di euro, 2 miliardi in più dell'anno precedente, però è sempre una goccia, appena il 10% dell'evasione totale stimata. Governo Berlusconi, hai Governo detto. Berlusconi, dice Brunetta, Eh corretto? certo. Adesso lo Adesso verifichiamo. arriva. Con il No, no, è il governo Monti, 2011. 2011. con il governo Monti, nei primi 8 mesi È di andato peggio. quest'anno, lo Stato ha Peggio. recuperato dagli evasori 7,2 miliardi di euro, 100 mila euro in meno dello stesso periodo dell'anno scorso, quando c'era il governo Berlusconi. Perfetto. Brunetta ha ragione. All'orizzonte c'è anche il famoso accordo con la Svizzera per tassare i capitali esportati illegalmente. Si parla di 130-150 miliardi. Gli svizzeri adesso dicono, hanno fretta, che il 21 dicembre ci potrebbe essere la prima firma, poi però i parlamenti dovranno ratificarlo. Ancora però si discute sull'aliquota e quindi anche è incerto il gettito per lo Stato. Però adesso sembra ci sia una falla, che i capitali comincino ad allontanarsi e in fuga anche dalla Svizzera e andrebbero verso paradisi fiscali Che tu a furia di parlarne, capito, più tutti accoglienti, sì. invece tu dovresti star zitto perché così stai mettendo tutti Esatto. in allarme. Infatti per Allora. questo gli svizzeri si preoccupano. Tra questi paradisi c'è Singapore che ha stipulato accordi per lo scambio di informazioni fiscali con altri paesi, anche con l'Italia. Un mese fa c'è stata la ratifica. Allora, la possibilità per lo Stato di ridurre il debito o redistribuire risorse sembra non venire tanto dal recupero dell'evasione, piuttosto dalla tassazione. E nei primi 9 mesi del 2012, nonostante la crisi e quindi il calo del prodotto lordo e del reddito, le entrate tributarie, ci dice la Banca d'Italia, sono aumentate, sono arrivate a 280 miliardi, circa il 2,6% in più, 7 miliardi dell'anno scorso. Bene.